Il presidente della regione attacca il Ministero della Difesa sul MUOS. Infondato, dice il ricorso presentato al TAR di Palermo contro la revoca delle autorizzazioni stabilite dal mio governo. Il ricorso sarà discusso il 10 maggio, ma fonti della Presidenza del Consiglio ricordano a Rosario Crocetta che era stato già informato di questo ricorso e lo definiscono un atto dovuto. Slitta ancora l'approdo della finanziaria all'ARS, mentre i tempi si restringono pericolosamente. Intanto Crocetta e il suo governo fanno un passo indietro con un parziale sì al finanziamento della seconda annualità dell'avviso 20, maggioranza sempre più alla ricerca di larghe intese per restare a galla. Presidio permanente fino all'approvazione della finanziaria davanti Palazzo dei Normanni. Ad inscenarlo forestali e precari che intendono esercitare ogni pressione possibile per limitare gli inevitabili drammatici tagli al precariato. Misterioso delitto a Palermo, il cadavere di Alessandro Porretto, di 36 anni, è stato rinvenuto dai carabinieri nell'area del Teatro del Sole in zona Acqua dei Corsari. L'uomo aveva il cranio fracassato a colpi di pietra e presentava evidenti segni di circa 35 coltellate inferte alle spalle. Porretto, che soffriva di disturbi della personalità, era scomparso da ieri mattina. È giallo sui motivi dell'efferato delitto. Dramma a Mascali, dove un pensionato di 69 anni, la cui attenzione è stata richiamata da strani rumori all'interno della sua abitazione di campagna, ha sparato con una pistola uccidendo il presunto ladro che si trovava all'interno. Roberto Grasso, 27 anni, è morto qualche ora dopo in ospedale, mentre il pensionato Giuseppe Caruso è stato arrestato. È morto dopo 3 giorni di agonia all'ospedale civico di Palermo Antonino Marco Castro, ex calciatore di 25 anni, al quale martedì scorso a Paternò, nel Catanese, il cugino Antonino Marino, 36 anni, aveva dato fuoco dopo averlo cosparso di benzina al culmine di una violenta lite. Le immagini di un sistema di videosorveglianza interno potrebbero fornire nuovi dettagli sulla morte del maggiordomo ecuadoregno di 37 anni trovato cadavere mercoledì sera in fondo alla scalinata di Palazzo Aliata di Pietratagliata a Palermo. L'ipotesi più probabile sarebbe quella dell'incidente domestico, ma sono al lavoro anche gli agenti della Omicidi che stanno ascoltando colleghi, familiari e amici della vittima per ricostruire quanto accaduto. Quote societarie ed attività commerciali sono state sequestrate nei territori di Fiume Freddo, di Sicilia e Giarre dalla DIA perché riconducibili a Roberto Russo, ritenuto elemento di spicco del clan mafioso Cintorino di Calatabiano. La proposta di sequestro era stata inoltrata dalla procura distrettuale di Catania. Arriva il via libera dell'INPS sul protocollo d'intesa per la GESIP. L'accordo fra Stato, Regione, Comune di Palermo e INPS per la ripresa del lavoro e per l'erogazione della cassa integrazione in deroga, firmato a Roma alla presenza del ministro Elsa Fornero l'11 aprile scorso, adesso diventerà operativo. Dal 2 maggio operai ai lavori socialmente utili. Prosegue a Palermo la stagione concertistica 2013 dell'Associazione Musicamente, che sino al 5 giugno propone un viaggio nel passato che coinvolge importanti esecutori di fama internazionale. Prossimo appuntamento lunedì 29 aprile con l'esibizione di Riccardo Doni al clavicembalo e Carlo Lazzarone al violino, con uno spettacolo dedicato al terzo centenario dalla morte di Arcangelo Corelli, grande compositore e violinista. Per tutti gli aggiornamenti, le altre notizie e i video, continua a seguirci su www.blogsicilia.it.